Ed eccoci qui. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. L'intro dei draghi da Antonio e Francesco. Torniamo su Halo 2. Puoi togliere sempre. Posso togliere. No. Okay. Ci andiamo. Ci siamo. Siamo 11 su 15 se non sbaglio. Piano piano finiamo. Noi siamo un diesel, andiamo piano piano. Ma arriviamo. Piano. L'importante è arrivare. Quando sempre tra fucile e Covenant. Ovviamente, da quando le pacche motivative sulla spalla. Coraggio, dai. Sono una volta. Non stato neanche volontario. Diciamo. Sempre meglio di quando mi spari i razzi in faccia. Sempre per errore. Sempre per errore, ovviamente. Sì. Velocissimi caricamenti della One. Sempre. Immagina tu se giocassimo Rise. Fammi capire, qua c'è un tempo di riferimento di 15 minuti. Sì. Noi in 55 non riusciamo a finire la missione. Ovviamente. C'è da farsi un paio di domande. Nel cuore Bravo. Della zona c'è un'icona sacra, vitale per il grande viaggio. Devo assolutamente trovarla. Ci apriremo la strada al cuore dell'infestazione. Troveremo l'icona. E elimineremo ogni fluidaci ostacoli. Non sottovalutare il parassita. Spero che tu sappia ciò che fai. Non la chiamano Marea. Strano, vero? Un capo in giro. Avanti, guerrieri. La Marea ci sta. Né forte né dolore. Vai, Arbiter, io ti seguirò quando arriveranno i rinforzi. Io non lo so chiedere, ma dalla regia dicono che uno dei due ha un microfono decente. Ah, bene. Chi? Non lo voglio sapere. No, lo vorrei sapere. Aspe. Allora. Ho un guidatore un po' autistico, mischino. Un guidatore? Sì. Ah, sta. Sei comodo, Arbiter? Chi sta guidando? Non lo so, ma. Dovevo guidare io, ma va bene così. Vabbè, abbiamo qua il guidatore. Ho rincoglionito, mischino, però vabbè. Chi qua non lo è? Si sta un po' agganciando. E ci ha fatto esplodere. Ha agganciato prima me. Con violenza. Comunque, se lei volesse guidare così. Cosa? Il parassita? Non hai nostri pericoli. Non importa. Morirà uguale. E allora? Un set di visualizzazione La bravura per le nostre impavide cazzo merda. Ok, sono ancora vivo. Soprattutto ora. No, possiamo andare. È porcheggiato un po', ma certo, il Warthog probabilmente.
Andiamo col Warthog, che considerando che dovremmo anche combattere i Flood, forse un po' meno. Cerchiamo di... ok. Proprio lui. Sì, hai parlato assai. E puoi fare manovra, ci vuole, no? Ovviamente. Noi ci siamo fatti. Ma secondo te quello è uno scorpion funzionante? Non abbiamo il tempo di scoprirlo. Scoprilo, mi raccomando. Fatti ammazzare tu. Ebbene sì. Quella cosa che per comodità si avremo. Per comodità nostra. E allora, ragazzi, quando ci sono io certe cose vengono principiali. Quando ci sto io, ovviamente. Ok. Ma in teoria potresti, dai, non so com'è che tu non possa farlo. Matti alla macchia. Momento che io sono un po' più lentuccio. Andrà a spingere da dietro tu, eh? Non so quanti amici e quanti nemici sto distruggendo, ma chi se ne frega. Questo mi vuole far esplodere lo Scorpion. E ho compenetrato il pavimento. Non mi chiedere come. È successo. L'importante è questo. Perdi tempo. Questo tempo evitare i combattimenti. E non si fa? E che ca... ma l'hanno imparato ora, l'ultima volta che l'abbiamo fatto non lo conoscevano il suo trucco, Impari a prenderti... gli arbiter. Gli altri arbiter, c'era scritto il suo nome sopra, c'era scritto arbiter. E lo sarei pure io, secondo me. No, io sono fiero, quindi li affronto come mi pare, anche a mani nude. Te lo prendo io, forse. Vieni. Ha un reflusso gastrico. Sempre con le pistole al plasma contro i Flood. Classico, no? E tu che ti fai bombardare in testa? E chi me? Sempre plasma più non posso. E allora? E abbiamo nessuno, perché non torna? Ah, ecco. Flood come se piovesse. Sono un po' morto. Non ho ritrovato circondato da Flood che volevano non so che cosa e non ho osato chiedere. Il conto volevano, dove vai tu ogni volta?
Allora, non è impegnato, ci sono clienti, non è che... Questo è un po' fuori uso, vero? Sì, mi ha appena esploso in faccia, quindi... Lo considererò un sì. Qua ce n'è uno. Mi ha un po' sbocciato. Ah, che c'è? Oh. Finché va? Facciamo finta. Non sparare a me, grazie. A quel simpatico precursore lì. Ora, dicevamo. Sempre se non mi distruggono prima. Colpite e affondate. Oh, che fa? Vai, vai, diverti. Ya famo? Ya facin? Scorpion! Pardon. Diceva. Cosa che tu non conosci, soprattutto in un breath. Tostaglio io colpisco quasi sempre. No. Io sono un arbitro col cuore Spartan, quindi te lo puoi tenere tu il pre. Che stiamo facendo? Allora, perché mi sono visto un colpo di mortaio in faccia? Perché avevo visto una sentinella che ci mette. Cioè, comunque dobbiamo scendere. Ma che possano morire. Quasi. Chiedo qua? La coincidenza. Sempre. Quanta violenza. E giù. Dicevamo. Dimmi te dove si deve andare, che l'ultima volta l'abbiamo fatto 50 volte e io non sono mai riuscito a capire per dove si deve andare. Forza. Yeah.
Abita. Primo e precursore. Ok. Ora si può pensare anche ai cubi. Beh, per una volta non hai fatto esplodere. Tuttavia un flood voleva conoscermi. Ma vabbè. In maniera molto intima. E non dico altro. Pubblicamente significa proprio quello. Proprio quello. E allora? Stiamo finta di andare avanti. Stiamo finta. Dai che stiamo durando assai per i nostri standard. Non siamo ancora? Pardon. Levando e sparo non vale più la spada. Se questo mi viene in faccia. Ritirati. Come ti stai esplodendo in faccia? Io voglio gli artigli come ce li hanno i club, si può? Io non faccio una minchia col corpo a corpo. Là. Vabbè, te la potrebbe anche dare in faccia. E attenta a quello che vuoi, perché rischi. Eccomi. L'avevo capito dal tuo atteggiamento qua. Un po' minaccioso, devo dire. Comunque è bello come saltano da una a tre visualizzazioni così. Siamo Dio. Non ci sono vie di mezzo. Perché quando moriamo siamo esilaranti. Certo, e quindi. Poi quando. Tiriamo. Quando andiamo più o meno bene. Per i nostri standard, si intende. Ho capito tutto. Tutto. Questo è più o meno il luogo dove ci siamo bloccati. Esatto. Tranquillo, succederà di nuovo. Arriva una doppietta. Pure i flood invisibili, come se non basta. Oh. A proposito, noi possiamo diventare invisibili. Te lo dico. Ogni tanto. Certo, c'è una spada enorme che è un pochettino evidente, però va. Vediamo si scarica velocemente a questo speed chrome. Mentre si gioca ad Halo. Ma a voi spettatori, qualcuno si ricorda da dove si esce? Forse di qua. Non ne ho la minima idea. Forse che sì, forse che no. Siamo venuti da sotto o da sopra? Ci siamo venuti. Forse. Allora forse è da là. Tu devi uccidere a oltranza, vero? Magari lo script ti attiva. Ce l'ha nel contratto. Forse di qua. Forse ho capito. Forse ho capito. Voglio fare il cerchino col fucile a pompa, ovviamente. Un classico. Molto preciso. Che a cazzo. Credo di sì. A roncolare nel buio. A roncolare nel buio. Di qua, di qua.
C'è un bel flood ad accogliere, un bel precursore ad accogliere. Tu sempre a sparare a 500 metri con un fucile a pompa. Sempre. Ma perché no? Perché no? Oh cazzo! Vieni qua! Vieni qua! Che ho una vendetta da prendermi! Cosa? Bel razzo nel culo, non ce lo toglie nessuno! Non ne posso dire ancora, sono 3 settimane che non mi piace! Io porto sempre rancore mio! Mitraglietta stani. Cazzo! Qualcuno mi ha fatto esplodere il culo, non so chi, ma è successo. È successo. Sempre sti flood che mi danno amorevoli pacche piene di sentimento. Amorevoli pacchi? Pacchi da dietro sempre. E allora... Poi mi devi spiegare perché io combatto con i nemici e tu spawni. Mentre se combatti tu con i nemici, io devo aspettare un quarto d'ora che non ci sia niente formica, operaie e vicinanze. Perché io sono il vero arbiter, tu sei un coglioncello messo là. Mio! Quello sono io, cazzo. Sono io e ho un lanciarazzi in... Che vogliamo fare? E allora? Dobbiamo continuare? No, perché se dobbiamo continuare, continuiamo. Possiamo. Sentire. Nah. Tanto là ce n'è uno. Quel ghost mi serve. Ora non. Mazza. Detto mazza. Sono felice di vederti. No, lo puoi fare. Un po' a polpetta, sì. È chiaro, ma io ho uno Scorpion che va un po' più lento di un Arbiter che passeggia. Facciamoci delle domande. Ma è bello pesante. Il padelo. Si va là. Perché è proprio allergico, cazzo! È esploso tutto! Ma... Ah, al culo! Ma cos'è non va? Cioè, non sai nemmeno dirottare un vre. Vuoi salire o non vuoi salire? Ma porco! Vendemmia. Vendemmia. Ora dicevamo, vuoi salire oppure no? No. Grazie, Fare il coglio. Con gli occhi. Mi appiccicherò una granata sul povero Scorpion. Già di quel bret, ma se riesci senza fartela esplodere in faccia, o anche con lo Scorpion. Ecco, c'è una cosa assurda. Se ischini violenza non è colpa mia. Oh,
Me l'hai fatta esplodere. Deve esplodere sto cazzo di Scorpion che c'hai là. Tanto. Ma che cazzo è? Lo Scorpion. Eccoti. Aspetta, non lo faccio prima. Siamo di accordo su quello che facciamo e non dobbiamo fare. Non mi metto d'accordo con nessuno. Forse. Ti sei sfogato? Ti sei sfogato? Guarda che sei stato tu a distruggermi lo sforzo. Quindi non fare così. Pronto. Ah, no, ti prego! Ah, dobbiamo salvarla la gara, se non dobbiamo litigare! Ah. No! Ammettiamo! Sono morto. Oh, ora sono a posto, grazie. No, non ci prova. Ci prova l'autotrasporto. Ciao. Allora. No. Finiamola. Finiamola. Come facciamo le coppe di te? Minchia. Spalla, spalla. Però ci proteggiamo a vicenda. Minchia. Altri umani saranno qui in cerca dell'icona. Tu procedi, Arbiter. Mi occuperò io di queste bestie. Vedo che il codardo non è venuto. Farò il possibile per tenere lontani i Flood. L'abbiamo fatto. I gerarchi non tollereranno il nostro fallimento. Sono stanco di non avere un bersaglio. Prendila. Potresti anche prenderla senza la violenza. Guarda, credo. Più avanti, il parassita si prepara ad attaccare. Sì, lo puoi fare. Ti giuro che lo puoi fare. Io lo posso fare, tu lo puoi fare. Guardalo in faccia. Comodissimo la spada. Cioè, non capire perché qua si continua ad andare con le armi al plasma. Ma vabbè. Ridurrò io. Faccio un braccio di Flood. Non so perché.
qua c'è una spada un po' abbandonata. Qua, qua, davanti a me. Cazzo! Quello era un plug. Proprio qua. Lo spero anch'io. Chi si illude di potersi nascondere a me? Ladro di armi da fuoco. A te piace tanto la spada. Quelle sono cose che non importano, cose secondarie. Dalla mia. Continua a stalkerare il culo. Ovviamente. Devo stalkerare la faccia. La bella faccia di Arby per te. Anch'io. Ah! Questo era inaspettato. Completamente. Bene. Diceva. Credo che ci stiamo ancora muovendo. Tra poco scenderemo. Pronti? Pure in corpo a corpo, hai una mira. Allora, ho solo la spada con... Tarocca, cioè tarocca. Un fucile a pomba che ti interessa. Nel condotto. In questo condotto. Dove stanno che sono equipaggiato bene? Forza. Una volta. Sì. Ovviamente non. Ovviamente. Sono io o non ci sono flubbi in giro? Ah, hanno disetta gruppi. Che si spaventano di no. Eccolo. Questo Arbiter, prendi l'icona. L'icona. Proteggeremo questo vascello. Potrebbe essere la nostra via di fuga. Sì, Balzarotti. Recupera l'icona, Arbiter, per i Covenant e il grande viaggio. Da dove si prende l'icona? Scusate. Per dire. Qua? Dai che ci siamo, dai! Forza. Secondo te è una cosa buona che siamo morti tutti questi flubbi? No, perché secondo me no. Te lo devo dire. Guarda che me lo ricordo io. Dove sei andato? Di qua.
Proprio di qua. Confermo. Padre mi ha mai chiesto aiuto. L'indice è al sicuro. Mackenzie, Barrett, com'è l'uscita? Mi avete sentito, Marin? Siamo nei guai. Palpatine, no, eh? Peccato. Ottimo lavoro, Arbiter. Comunque Balzerotti, sono contento. L'icona è una mia responsabilità. Era una tua responsabilità. Ora è mia. Un sanguinoso destino attende te e gli altri membri della tua razza di incapaci. E io, Tartarus, capitano dei Brute, farò in modo che si compia. Quando i profeti lo scopriranno, ti taglieranno la testa. Quando lo scopriranno? Idiota. Me l'hanno ordinato loro. Te capi? E voglio quel martello. Sappiatelo. Lo voglio. Benissimo. Tra le mani di Teresti uno uguale sulla schiena, sulla faccia. Almeno sulla schiena e sulla faccia. Mi aspettavo ben altro. Ce la faremo a finire in 20 minuti? Questo era 20 minuti. Quello di 15 minuti ci siamo riusciti in una mezz'oretta, quindi 40 minuti ce ne siamo andati. Forse. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Se qualcuno non mi dà cannonate in faccia, forse. Non so di cosa stai parlando. Non lo so, non lo so. Allora, no. Che cosa? Che cos'è quello? Io sono un monumento per i vostri. Calma, non irridiamo questa cosa. Demon. Costui di nervi e metallo e di mente occluso. Ora. Costui è di carne e fede ed è il più illuso. Uccidimi o liberami, parassita. Ma non farmi perdere tempo in chiacchiere. C'è molto da dire. E io ho ascoltato attraverso la roccia, il metallo e il tempo. Ora parlerò e sarete voi ad ascoltare. Salve! Io sono 2401 Pennington Tangent, guardiano dell'installazione 05. Io sono il profeta del rimorso, consigliere di massimo grado, gerarca dei Covenant! Un attivatore? Qui? Finalmente! Abbiamo molto da fare. Dobbiamo attivare questa struttura se vogliamo contenere il contagio. Resta dove sei! Nessuno può fare nulla prima che abbia finito il sermone! Ciò non è esatto. L'installazione ha un rulino di utilizzazione di 1,2 trilioni di simulazioni e un impiego reale. È pronta ad attivarsi quando richiesto. Di
tutti gli oggetti lasciati dai nostri signori. I più inutili sono questi stupidi oracoli. Non sanno nulla del grande viaggio. E tu non sai nulla del contenimento? Hai dimostrato un totale disinteresse anche per i protocolli di base. Il contenimento di costui e il suo grande viaggio sono la stessa cosa. I tuoi profeti ti hanno promesso la libertà da un'esistenza dannata, ma non troverai alcuna salvezza su questo anello. Chi ha creato questo luogo sapeva ciò che faceva. Non fraintenderne l'intento, o periremo allo stesso modo. Questo è vero. Halo è un'arma. I tuoi profeti stanno commettendo un grave errore. La tua ignoranza ha già distrutto un anello sacro, Demon. Non ti permetterò di danneggiarne un altro. Vorrai ascoltare la verità. Allora te la mostrerò. C'è ancora tempo per impedire che la chiave sia attivata. Ma prima dobbiamo trovarla. Tu cercherai in un luogo dove potrebbe essere. E tu in un altro. Il fato ci ha fatto incontrare come nemici, ma questo anello ci renderà fratelli. Che bella alleanza. Ma... Siamo tutti profondamente preoccupati. La liberazione del parassita è stata inattesa e sventurata, ma non c'è da farsi prendere dal panico. In verità, questo è il momento di gioire. Un momento glorioso per tutti i Covenant, perché l'icona sacra è stata finalmente ritrovata. Grazie a essa il nostro sentiero è chiaro, il nostro accesso al divino garantito. Il grande viaggio è vicino e nulla potrà fermarci, nemmeno i Flood. Qualcuno sì. Uccidiamo il demon. Tutte le armi. No, prendere la spada. La spara. La migliore del gioco. Guarda com'è morto. Non hanno un generatore di spugli, ma distruggiamo. No. E hanno pure l'achievement, cazzo. Ah no, per un brutto, va bene. Dove l'hai trovata quella? Quale? Arma secondaria. Ma quale arma secondaria? Cazzo non lo so, me l'hanno regalata, che te posso dire? Per il più valoroso dei... Gli Spartan. Proteggiamo i gerarchi, blocchiamo le uscite. Oh, non credo proprio. Ho una alabarda spaziale, ma non la vuoi prendere. È troppo scarso. Bellissimo sto fucile al plasma. È vero. Bellissimo. Ah, un brutto. Va bene. Bella sta gesta. Se quello mi dà spallate da brutto che non vi sono più. Dov'è il mio corpo? Continua a non capire perché tu ritorni in vita immediatamente. Mettimi su, sto combattendo. Che sei uno scarsone. Ecco.
Così va meglio. Uno rosso e uno normale. Benissimo. Una camarrata più atroce non potevi inventare. L'hanno chiusa dall'altra parte. Sicuro? Dall'altra parte della camera c'è una porta. Eh sì, se me la vuoi aprire, cara. Non mi lamento, Tipo ma per dire. Carissima. Quel profeta, verità, ha l'icona. Dovrai riuscire a strappargliela. Raggiungo quelle porte. No, dai, senza te. Ma che mi spingi? Sto parlando con Cortana. Prima i piccoletti. Prima tua sorella. Forza. Vabbè, via avanti. Sei contento? Ora sì che ne possiamo parlare. Penso che sposti questo. Attenzione al capitano, ha un missile blu. Vabbè, ma lei che ci fa? È morto. È caduto. Però c'è il fucile blu. Verità, si sposta nei livelli inferiori della torre. Che violenza. Invertirò l'ascensore gravitazionale. Dai, sì, grazie. Taglialo fuori. È sicuro, credi? Salta su. Salta giù. Che violenza. Ah. Sì. No, utile questo fucile da trasporto. Un lanciagranate. Tre colpi. Tu che ci vai giù. Di violenza magari. Puoi gradire. Ammazzati. Questo ammazzati. Bravo ragazzi. Ancora vivo, effettivamente. Se fossi stato io al tuo posto, con l'attrazione che provoco nelle granate, questo la sarei non morto. Nel caso che lancia granate qua, ma ci sono più davanti, io non posso fare niente. Che devi fare? Tanto non so chi mi ha dato una bella pazza, credo un brutto allegro, ma. Se. Oh, ma non si può! Campo subito! Ovviamente! Subito! Non ti nascondo! Allora, se mi volesti. Volete dare di nuovo il mio bel equipaggio? No, No. No, io sto cercando il mio plasma brutto. Plasma brutto. Nella stanza accanto c'è un altro ascensore. Ma che gioco c'è qui? Ad Alo. Ma lui a che sta giocando? Penso sempre ad Alo. Allora, chi si è ciulato il mio plasma brute? Ditemelo, ditemelo. È tornato indietro? No, non credo.
Forse sì. Ok, sì. Diceva. Non tornare indietro. Sei tornato indietro. Sì. Tu mi ammazzi. Stronzone. No, perché mi sono perso un fucile Brut e un fucile di precisione quando un simpaticone mi ha un po' ucciso. Andiamo, eh. Sappi che continua a tornare indietro se tu mi ammazzi. No? Va bene. Andiamo. Io posso continuare tutto il giorno. Dio, Dio. Morte e distruzione, quindi già ci siamo passati. Sempre salta giù. Dall'altro lato della. Traccerò la loro posizione. Togli di mezzo le guardie. Piglialo. Piglialo. Stanno prendendo i brutti però intanto. Oh, oh, non è il paese del balocco. Sì. A livello centrale. Perché avevo visto un distributore di plasma brut e avevo un posto dove andare. Guarda che bello. Mi servono due plasma brut così. Pienamente carichi. Insieme. Non li paghi, eh? No. Li regalano. Una volta ho vinto una fornitura a vita. Forse è il piano sbagliato, sì. Sempre in mezzo, eh? No. Non mi pare il caso. No. Continuo a non vedere da dov'è che dovremmo uscire. Sensazione.
entusiasmante. Ciccia. Porta una casa. Qua ci sono... Ascoltate Marine, il capo è a caccia. Canoni brutti? Sì, canoni brutti. Fucili brutti. Ah, come gli? Brutto, fucile bello. No, brutto, sono tutti brutti. Oddio, sarà bella mamma suia, però è brutto. Bene, come stiamo al momento? Male, male. Appena morto, tutto a posto. È un po' disorientato, ma vabbè, non ti preoccupare. Ok. Altre guardie, preparati. Il bordello! In che altro modo per definire? Vabbè, lei che ci faceva qua dentro? Mi scusi! Hold up! Vabbè. Tanto moriranno al primo colpo, e lo sappiamo tutti. Ovviamente. Porta una gara, vogliono invertire la centrale oppure no? Ah c'è. A te. È un po' morto. È l'amico suo pure. Caso vedi altri dispenser di fucili? Non mi teletrasporta, non mi teletrasporta! Non abbiate paura. E non l'aspetto. Forse ce lo trovo. Va bene. Ari. Spata! Spata! Loro hanno le spade. Capito? Che fa, no? Stiamo intraprendo quello che voglio. Ovviamente. Poveri marini. Era una volta. E ora non c'è più. Mi hanno un po' ucciso. Tra l'altro non so se sei stato poco amico dei Marine oppure no. Ma vabbè. Non lo so, hanno quegli occhietti là. Quei tanti. Gli Elite non sono più in grado di garantire la sicurezza dei profeti e hanno messo a rischio le nostre vite. Che nessuno dimentichi il giuramento. Con la fede saremo sicuri. Non muore, non muore. Certo che non muore, è un ante. Ho un blocco superficiale all'esterno di questo.
fatto. Due morti. Con la mia benedizione, ora sono i brutti a usare la flotta. Pardon. Chi cazzo era? Non crederesti mai al numero di il terzo occhio. Continuo a suonare così a cazzo. Che scarto, io due secondi lo ultimo. Che il bordello. Sto capendo una minchia. Credo che non si aspettassero che qualche intelligenza nemica riuscisse a penetrare la loro rete da Eccolo, eccolo. Ma non lo vedi. Cambio l'immaginazione per piccoli brut. Piccoli brut, classici piccoli brut. Preso tu in quanti abbiamo cecchino. Pure quelli che volano, cazzo. Io. Dove c'erano quelli a cui stavi sparando poco fa? In più Marine con la pistola al plasma. Che mi sembrano tanto dei grunt, ma vabbè. Sto alla mia posizione. Grazie. No. La carabina l'ho droppata. Lo faccio? Che faccio? Lo faccio? Perché lo faccio. Uso il terminale. I Rover hanno distrutto due delle loro astronavi e ricevo rapporti su scontri con armi leggere nella loro flotta. Creature Covenant. Sentiero e altri. Non ho capito dove mi chiede. Ma spaziale. È in Amber Clan. Mi sfugge di. Ma quando vuole lui lo spawn non funziona, vero? Sono un po' disorientato. Ma un po'. Continuo a sostenere di avere lo strumento. Sempre. Sono morto. Ora spiegami da dove cazzo si prende, scusa. Dove eravamo? Io a un certo punto ti ho perso, ma non so in che punto. C'era il trucco, cioè. Sicuro? I marini? Però non lo so, però... vabbè. Niente marò per ora. Altro sono due, ti faccio notare. Infatti. Guardate il caso. E già la Bungie sapeva tutto. Forza, mi manca poco lo spazio, forza!
Forza, che dovremmo anche arrivare alla fine. Forza. L'importante è che sia saltato in aria. Cosa? Non ti chiedo. Ora, un fucile brutto no, eh? Un fucile, un plasma brutto. Eccolo là. Ok, sono pronto per la battaglia. Ho ritrovato un elite con la spada che mi scoccherava il culo, pure lui. Cazzo, cazzo. È un po' un bordello. Ah, così. Che cazzo? Cazzo, cazzo. Ma quanti sono? Pure il cazzo. Cazzo. Un brutto super il culo, vero? Allora, questa è la mia battuta. Addio. Ma me la merito. Ah! Avvisa, porca puttana, avvisa! Oh, che attenimento. Aia! Aria non si cura, ma non è possibile! Allora, quel dispenser è mio, quindi non me lo usurpate. Ah, ok. Esattamente, mi devo fare sponare in basso che non me ne frega niente. Se io ero in basso, tu sponi in basso. Se fossi stato in alto, saresti sponato in alto. Lo spiego, lo te io sono, se vabbè. Continuo io a non spiegarmi perché tu sponi subito e invece. E sei uno scarzone! Scarso. Dove sono? Credo di sì. Scarso. Non ti permette! Lo vedo! Non vedi niente! Vedi il tuo mirino nel mio culo! Cioè, più che altro nella mia testa! Forza! Vai avanti tu, prego. Ok, no. Mi sono perso. Beh, molto bene. Scopriremo dove andare. Ok, non si va di qua. Coio. Coio. Ma in combattimento che è? Chi è in combattimento? Chi? È in combattimento con te stesso. Sì, sono in una battaglia interiore, però dico. Ah. Questo va a spada.